Un saluto a voi, seguaci di Universitale. Qui il vostro capitano Roger vi parla e vi dà nuovamente il benvenuto a bordo di un volo della OG Airlines. Abbiamo appena completato le operazioni di pre-decollo e siamo in attesa che la torre ci dia l'ok per entrare nella pista che ci permetterà di lasciare l'aeroporto Carol Wojtyla. Durante il viaggio scenderemo la città di Bari e quindi ci dirigeremo verso sud-ovest per esplorare il territorio della Basilicata. Concluderemo questa tappa odierna del viaggio facendo scalo a Pisticci, dove passeremo la notte e gusteremo un po' delle specialità locali. Come sempre, insieme a noi ci sarà il signor Ojo, il nostro assistente preferito, che ci fornirà alcune informazioni storico-culturali sui luoghi che andremo a sorvolare. Lascio dunque la parola a lui e io, da parte di Oji Airlines e di tutto l'equipaggio, vi auguro un buon volo. Ringrazio come sempre il capitano Ogio e io, signor Ogio, vi illustrerò le varie fasi di questo volo che ci porterà, come appunto detto poc'anzi dal nostro comandante, a sorvolare alcuni luoghi parecchio interessanti. Inoltre vorrei approfittare di questi istanti che ci separano dal decollo e dal sorvolo della città di Bari per ringraziare chi sta seguendo questa serie, soprattutto chi ha deciso di lasciare un commento. Per noi di oggi, che qui su YouTube siamo ancora uno piccolo canale generalista di videogiochi, è sicuramente un piacere vedere una simile partecipazione attiva, per cui grazie, grazie davvero. E parlando di chi ha lasciato un commento, non posso non citare, è quasi un obbligo farlo, il buon Steodi, a cui va un ringraziamento particolare perché tramite un passaparola con gli amici ha contribuito proprio in maniera attiva a diffondere questo video. Quindi grazie particolare a te. Ma ringraziando Steodi non potrei esimermi in teoria da ringraziare anche gli altri. Il mio grazie va esteso a tutti, nominerò qualcuno, ma non sentitevi offesi se non vi ho nominato, anche perché è probabile che abbiate commentato dopo che ho registrato questo video. Posso nominare gli utenti come Luke Lee, poi abbiamo Davide Ricci, Francesco Caruana di Canicattì, un saluto anche a Canicattì, Antonio Lofaro che mi ha chiesto di Acitrezza e Acicastello, che purtroppo non sono finiti in video. Poi abbiamo il sempreverde Alessandro Pizzetti, il buono Domenico Vaccarino, Zio Quertina, Davide Pagliara, che mi ha chiesto di Gallipoli, Salvo Catania, Verdux 16, un altro volatore simulativo, Rosario Calarco e Lorenzo Ita. Un saluto anche a Franchiceddu, che mi ha dato un caloroso benvenuto in Salento. Ciao anche a te. Insomma, siete tanti, io vi ringrazio tanto per questa partecipazione che state dimostrando, quindi continuate così e vi ricordo che se volete che passi su qualche zona particolare, perché è di particolare interesse storico-culturale o naturalistico, per favore fatemelo sapere nei prossimi commenti. Vi annuncio già che tra qualche video, al termine di questo giro del sud, fra virgolette, potrei prendermi una piccola pausa da Flight Simulator perché, come spiegavo prima, oggi è un sito generalista di videogiochi e ci sono tanti titoli che vorrei proporre ai nostri seguaci. Fatemi sapere la vostra passione nei commenti così che mi sproniate a continuare. Adesso vireremo tra non molto, vorrei aspettare l'ok della torre di controllo, che siamo fuori dallo campo radio, ma in realtà è tempo anche di virare perché non vorrei finire proprio in mare aperto. C'è parecchio traffico da queste parti, non so se sono tutti su Bari in realtà, però è un pomeriggio di domenica, quindi suppongo che la gente possa sbizzarrirsi nel giocare a Flight Simulator. Però adesso, e finalmente, come probabilmente qualcuno penserà, è ora di parlare della città di Bari, il capoluogo della Puglia e città molto antica. Infatti, gli studiosi collocano la sua origine all'età del bronzo e qualcuno dice addirittura che a fondarla furono dei coloni provenienti da Creta, quindi dei natali e degli antenati molto molto importanti. Però in realtà noi entriamo in città su una zona piuttosto moderna, che corrisponde alla Fiera del Levante che vediamo qui sotto di noi. Naturalmente non possono mancare i due stadi che vedete qui, nessuno dei due è quello famoso, però vedete che come punti di riferimento, sapete bene che io li uso spesso e volentieri. Siamo anche in prossimità del vero cuore della città.
ed è la cosiddetta, vediamo anche il porto, ed è la cosiddetta Bari Vecchia che si staglia all'orizzonte e tra poco sarà sotto le nostre ali. Bari, per fortuna, è una di quelle città riprodotte con fotogrammetria. Per cui persino a questa distanza iniziamo già a intuire le forme ben dettagliate delle due chiese, fra virgolette, rivali, la Basilica di San Nicola e la Cattedrale di San Sabino con il suo imponente campanile. I due sono i copatroni di Bari, anche se tutti conoscono San Nicola, in giro per l'Italia intendo dire, ma San Sabino in realtà fu il primo patrono di Bari, che poi verso la fine dell'undicesimo secolo fu rimpiazzato da San Nicola. Ma chi era questo San Nicola? San Nicola era un vescovo molto importante che partecipò a diversi concili, tra cui quello di Nicea, e lui, fervente ortodossista, chiamiamolo così, si oppose in maniera strenua contro gli eretici che dicevano che Gesù era un qualcosa di diverso da Dio e gli era inferiore, e questo San Nicola non poteva assolutamente sopportarlo, tanto che arrivò persino, dice la tradizione, a schiaffeggiare Ario, che era il propugnatore di queste tesi e che poi diede origine alla cosiddetta eresia ariana e arianesimo, se volete. Ma come fece a diventare San Nicola poi il Babbo Natale che conosciamo tutti? Infatti San Nicola è nato San Niclaus, Santa Claus, famoso per portare i doni ai bambini, perché leggenda vuole che sia anche il patrono dei bambini, e c'è una storia che riguarda proprio questo aspetto. C'erano tre bambini che furono resuscitati dal buon santo dopo che un macellaio li aveva uccisi per venderne le carni al suo mercato. Insomma, una storia piuttosto trucida. Inoltre era anche il patrono, meglio, è il patrono delle donne in difficoltà o bisognose, perché, venuto a sapere di un ricco possidente caduto in disgrazia, il buon Nicola decise di aiutarlo a non far prostituire le tre figlie, facendogli recapitare in forma anonima, praticamente gli lanciò il denaro in casa, una somma sufficiente ad avere la dote necessaria per maritare le tre pulzelle. Anche qui, vedete, si ritorna al discorso del regalo. Ma il santo è anche uno dei patroni dei navigatori, e il suo corpo, le sue spoglie, furono al centro di una disputa tra Bari e Venezia. Entrambe le città volevano recuperare i resti mortali del vescovo dalla città di Mira, che era caduta sotto il dominio musulmano. Le due città si sfidarono a questa corsa verso questa reliquia e Bari uscì vincitrice. Prese gran parte dello scheletro del santo e lo portò qui, nella città di Bari, dove ancora adesso riposa. Anche i veneziani in realtà riuscirono ad ottenere qualche osso, ma davvero poca cosa. Veneziani che furono presenti a lungo a Bari. Tanto è vero che potete vedere qui, dove indico, non si vede bene, ma c'è da quelle parti una piccola chiesetta, o meglio ciò che ne resta, che era dedicata a San Marco dei Veneziani. È ben rappresentata in 3D, devo dire, mi sono avvicinato con l'aereo e si vede persino una piccola facciata. È vero, infatti, che Bari fu a lungo sotto la sfera di influenza della Repubblica Serenissima. Insomma, Bari è una città con tantissima, tantissima storia che attraversa vari secoli, anche millenni, possiamo tranquillamente dire. C'è anche una piccola zona archeologica in questa zona con annesso il suo museo, però devo dire che non ho ben capito l'epoca di quella zona archeologica, posso supporre comunque in epoca greca o giù di lì. Più recente invece è il castello Svevo che vediamo qui, fatto ampliare da una fortezza di base normanna dal solito Federico II. Infatti anche Bari, come altre città della Puglia, conobbe un momento di particolare splendore durante il regno dell'imperatore Svevo. Purtroppo più avanti nei secoli la città cadde un po', non dico in rovina, ma purtroppo le dominazioni straniere non seppero valorizzare questa città.
La città in realtà poi conobbe una nuova rinascita quando Gioacchino Murat nel 1813 decise di ampliare la zona urbana a questa parte qui. Vedete com'è squadrata, com'è più moderna rispetto all'intrico ragnateloso della città vecchia, e fece costruire questo nuovo quartiere che viene appunto definito quartiere Murat. Qui c'è un vecchio teatro e qui c'è il nuovo Petruzzelli, nuovo, diciamo, il teatro più importante di Bari, il teatro lirico più importante di Bari. Mentre l'altro che avevo indicato è il Museo Teatro Margherita. Interessante comunque vedere la differenza così netta fra la città vecchia, con tutte le viuzze molto vicine e poco regolari, con il ligio quadratismo murattiano del quartiere Murat, proprio due cose completamente diverse, vicinissime. Che è un po', possiamo dire, il contrasto che vive ancora in città, divisa tra la grande tradizione di questi luoghi e la modernità. Tra l'altro notate la quantità di chiese presenti nella città vecchia, che indica la grande religiosità della popolazione di questi luoghi. Tutta la Puglia, tutta la Basilicata hanno proprio questa grandissima concentrazione di chiese, proprio interessante. Ecco, la piazza che mi ero un po' perso là dietro è Piazza Umberto I. Castello l'abbiamo visto, poi abbiamo di qui un altro parco che è il giardino Garibaldi, che non può assolutamente mancare Garibaldi con il suo bel giardino, eccolo qui che sorvoliamo. E Bari direi che l'abbiamo ben vista. Procediamo allora verso la Basilicata e nel farlo sorvoleremo la città di Altamura, che un po' colpevolmente avevo saltato nel video precedente, ma ci torna utile perché ci passeremo sopra proprio adesso. Per trovarla devo seguire una strada che si trova nei pressi dello stadio San Nicola, che vediamo qui all'orizzonte. Eccola qui. Quindi lì accanto c'è una strada che seguiremo per raggiungere la nostra prossima meta. Faremo un piccolo sorvolo sullo stadio e poi via. Questa città che vedete sullo sfondo, ve lo dico anche se non la sorvoleremo, è Carbonara di Bari. Anche qui un piccolo cerchio, quasi a ricordo di quello che circonda Bitonto, che ho letto essere un progetto attuato alla fine degli anni 40 per favorire la circolazione della città. Eccolo qui, il San Nicola modellato in 3D come tutto il resto della città, quindi non generato automaticamente. Vediamo se magari è un giorno di partita. No, stadio è vuoto, ma ci siamo. Ah, l'ombra temo che non sia corretta, ma no, forse lo è. Ah, perché ci sono i tendaggi che fanno quell'ombra lì. Un modello che apparentemente è ben fatto, quindi seguiamo questa strada e più avanti troveremo Altamura, che penso si veda già all'orizzonte.
Eccoci dunque in prossimità di Altamura, un'altra città molto antica, la cui origine si fa risalire al VI secolo a.C. circa, ad opera di alcune popolazioni locali. Come molte altre città di questa zona, conobbe il momento di massimo splendore durante il regno di Federico II, che proprio al centro della città fondò la chiesa di Santa Maria Assunta, che è anche la chiesa principale della città. Ora la vedremo dall'alto, anche perché è l'ultima città che vedremo della Puglia per questo nostro viaggio. Mi fa piacere mostrarvela bene, anche se purtroppo è stata creata con un 3D procedurale, quindi non è assolutamente precisa, però qualcosa lo si riesce a riconoscere. Si riconosce sicuramente il centro cittadino, che è questo cerchio proprio al centro della città, e nel cuore del della città c'è la cattedrale, che purtroppo, come molti altri esempi di edifici religiosi in questo gioco, è completamente appiattita, ma dall'alto si riesce a intuire un po'. Altamura è famosa soprattutto per i complessi di grotte che si trovano nei paraggi, all'interno di una delle quali è stato ritrovato un importante reperto, che è uno scheletro di Homo Neanderthalensis, o uomo di Neanderthal, se preferite. E non è nemmeno il reperto più antico trovato in zona, poiché proprio a pochi chilometri da qui, adesso andremo a vederlo perché non è assolutamente lontano, si trova una cava dove sono state ritrovate delle impronte di dinosauri, ben 30.000 impronte risalenti al Cretacico superiore, non tutte di dinosauri naturalmente, ma anche di mammiferi piccoli e altri animali di stazza inferiore, però le impronte sicuramente più notevoli sono quelle di dinosauri che raggiungevano la grandezza di circa 10 metri, quindi un importante sito per i paleontologi italiani, ma non solo. Non si trova assolutamente distante, vediamo se riusciamo a raggiungerla. E mentre viaggio posso dire che altri elementi della storia di Altamura che possiamo andare a visitare sono le mura megalitiche, che risalirebbero al IV-II secolo a.C. La cava è proprio qui davanti. Ho già provato a sorvolarla in realtà per vedere se si riuscivano a scorgere delle impronte, ma purtroppo anche le più grandi sono in realtà relativamente piccole, cioè 45 cm di diametro. Insomma, questi dinosauri alti 10 metri ci avevano il piedino da Cenerentola. Eccola lì, la vediamo, questa spianata bianca. Ma voi provate ad aguzzare la vista e forse qualcosa si vedrà. In realtà la risoluzione anche solo di questo simulatore non è sufficiente a visualizzare dei dettagli così minuti. Però abbassiamoci anche un po' di quota per darvi modo di vedere un po' meglio. Comunque vedete, immagino ci saranno anche dei bus navetta, almeno me lo auguro. Ma in realtà tutte queste zone sono molto più belle da visitare se si ha una macchina o la si noleggia in loco. Ecco la cava. Questa è la cava dei dinosauri. Come vedete non si vede molto, però qualcosa c'è. Spero che non ci sia neanche il resto bruciacchiato del mio aeroplano, ma ho recuperato la virata pericolosa con gran stile. E quindi, fatto questo, posso dirigermi verso ovest, sud-ovest, ecco, questa è la direzione perfetta, dove entreremo in Basilicata e scopriremo Matera. Thank you.
Siamo ora in procinto di sorvolare Matera, la famosa città dei Sassi, nonché uno dei due capoluoghi di provincia dell'intera Basilicata. La città ha origini antichissime perché si pensa sia stata insediata questa zona sin dal Paleolitico. A testimonianza dell'origine antica di questa città ci sono proprio i sassi, la sua caratteristica principale, ossia delle costruzioni scavate all'interno di queste rocce calcariche, in una zona che è stata scavata dal flusso del torrente Gravina che possiamo circa vedere sotto di noi. Purtroppo la città non è stata realizzata in 3D e ora siamo proprio in prossimità dei sassi che vedete sopra il mio aereo qui. Purtroppo i sassi da lontano sì, possono essere considerati più o meno riconoscibili, dall'alto un po' meno. Comunque la conformazione altimetrica sembra essere corretta con questa specie di gola che taglia in due queste due zone della città, dove si intravedono i sassi, anche se naturalmente non sono realizzati in maniera degna. Li rivediamo un po' più da distante, che forse danno un'idea più precisa. Purtroppo ci sono queste specie di palazzoni che rovinano un po' tutto quanto. Vedete, queste potrebbero anche assomigliare lievemente ai sassi, ma poi questi mega palazzoni non sono esattamente il meglio da vedere. Purtroppo il resto della città non è stato realizzato benissimo dall'intelligenza artificiale e pochi edifici risultano riconoscibili. Tra questi c'è sicuramente il castello Tramontano, che adesso andremo a sorvolare un po' più da vicino. Vicino alla sede dell'università, questo, eccolo qua, il castello Tramontano, che pur non essendo esattamente con questi tetti, la forma è stata mantenuta, naturalmente il giardino circostante, essendo in 2D. Ci sarebbe anche la bella chiesa di Santa Maria e di Sant'Eustachio, ma non sono proprio riuscito a trovarla. Dovrebbe essere qui forse, ma sinceramente è persa in questa creazione procedurale della città. Mi dispiace che Matera abbia ricevuto questo trattamento, ma spero che comunque chi vive qui abbia piacere di vederla dall'alto. Cerchiamo di visitarla un po' di più, anche perché oltre ai sassi, insomma, la città si estende su una discreta larghezza. C'è anche una zona industriale, se non erro, posta qui, qualche altro palazzo, ma insomma, si sarebbe meritata di meglio. Il nostro giro direi che l'abbiamo fatto e proseguiamo l'esplorazione della terra lucana, mentre il lago di San Giuliano è lì sullo sfondo. Non lontano da Matera c'è un altro luogo molto interessante che si chiama la Cripta del Peccato Originale ed è un nome che è già tutto un programma, quindi se non siete almeno un po' curiosi, io non so cosa possa stupirvi a questo mondo. Si tratta di una cripta, per appunto, con degli splendidi affreschi risalenti a un periodo che va fra l'VIII e il IX secolo. Questi affreschi sono di tale bellezza che questo luogo è chiamata la Cappella Sistina del Rupestre. Quindi, se siete in zona e andate a visitare Matera, non dimenticate di andare a visitare anche la Cripta del Peccato Originale, che però, attenzione, è visitabile solo su prenotazione. Se volete visitarla, è consigliabile visitare anche il sito prima.
In cima a questo colle e circondata dai calanchi, questi canaloni scavati nel terreno argilloso da pioggia e neve, troviamo la cittadina di Pisticci, che nella sua lunghissima storia, pensate che i primi insediamenti degli Enotri risalgono addirittura al X secolo a.C., è stata tormentata dalle frane causate appunto dalla caratteristica del terreno. Una di queste, particolarmente catastrofica, del 1688, fece sprofondare a valle un intero rione, il rione Casalnuovo. Da lì fu costruito un nuovo rione sopra le macerie di quello precedente e quel rione prese il nome di Dirupo. Questo rione, che vediamo proprio sulla nostra coda, è oggi caratterizzato da delle piccole casette bianche, chiamate lammie, spero di averlo pronunciato bene, e che sono proprio un'immagine da cartolina della cittadina di Pisticci. Devo dire che anche se il gioco non ricrea in maniera precisa questa città, vista da lontano il rione di Rupo, beh, più o meno ci assomiglia, soprattutto questa distanza con la vista che domina queste zone, devo dire che l'effetto c'è. Non mi posso troppo lamentare, diciamo così, però l'ho visto soltanto in fotografia, quindi potrei anche dire una sciocchezza, spero che gli amici di queste zone non si offendano. Un'altra struttura di rilievo è sicuramente la chiesa madre, che però qui non si vede bene, come al solito con le chiese, e anche l'abbazia del Casale, che invece vediamo qui, non rappresentata benissimo, ma più o meno riconoscibile, che addirittura risale al 1087. Intorno ad essa vediamo uno strano quartiere, che però non è un quartiere, infatti è un cimitero. Ma se lo vedete popolato di casette è perché effettivamente questo cimitero ha qualcosa di particolare, almeno visto dall'alto. Su Google Maps ho notato che il cimitero non è strutturato a campo aperto oppure con quei palazzoni pieni di loculi che di solito vediamo nei campi santi. Invece è organizzato in una serie di piccole casette, o meglio piccole cripte o mausolei, immagino familiari o qualcosa del genere, e vorrei sapere, la cosa mi ha incuriosito, se effettivamente è una caratteristica peculiare di Pisticci o se i cimiteri in questa zona hanno questo tipo di configurazione. Per questo motivo invito gli amici del sud della Basilicata o proprio di Pisticci a farmelo sapere nei commenti. Una cosa però che sono sicuro che tutti voi sappiate, senza in realtà saperlo, è l'abito tradizionale femminile di Pisticci, chiamato pacchiana. Come mai lo conoscete? Perché è l'abito indossato dalla signorina che vedete nell'etichetta dell'amaro Bip Lucano. Scusate la censura, ma non voglio che pensiate che stia facendo pubblicità gratuita. Infatti il signor Lucano poi mi passerà l'assegno quando avremo concluso questo voletto. Ora che ve l'ho detto, sono sicuro che ogni volta che vi berrete un amaro lucano saprete che quell'abito viene da Pisticci. Ora che abbiamo concluso questo breve sorvolo della cittadina, direi che possiamo portarci verso la nostra base per la giornata, che si trova in un'aviosuperficie qui vicino. Non andremo all'aviosuperficie Enrico Mattei, che è fondata dall'omonimo imprenditore, per verificare gli impianti ENI nella zona. Andremo invece in una aviosuperficie qui vicino, che è anche un agriturismo, me lo sto inventando questo, dove appunto passeremo la notte. Spero di vederlo, perché in realtà è lungo le anse di questo fiume e dovrebbe essere lì di fronte a noi. Facciamo già il contatto radio. Allora, andiamo su campo di volo Pisticci, selezioniamo una pista per l'atterraggio. Allora verifichiamo il vento. Il vento viene da est verso, quindi 24. Facciamo la pista. Vento viene da su, quindi la pista possiamo prendere la 2, direi. Ma in realtà il vento ce l'abbiamo sempre laterale, quindi prendiamo la pista 2, ma una vale l'altra, suppongo.
chiediamo un atterraggio completo, iniziamo a perdere anche quota diminuendo la velocità. E se non erro, vediamo dov'è. Dovrebbe essere qui. Quindi è anche un po' pericoloso questo atterraggio. Vi chiederete, c'è la biosuperficie? Lo scopriremo presto. Allora, sicuramente quale pista avevo detto che avrei fatto? Allora, siamo qui, direi che siamo la 2, perché torniamo un po' indietro. La 2 che si trova sulla nostra coda, quindi vediamo dov'è questa biosuperficie. Dovrebbe essere questa. Temo proprio di sì. Ok, è questa la nostra destinazione, quindi annunciamo, scegliamo la pista 20 e speriamo di riuscire ad atterrare. È un atterraggio un po' complicato su un terreno non proprio facile. Ok, comunque mi hanno assicurato che il cibo è buonissimo, quindi annunciamo che siamo in downwind. Diminuiamo ancora la velocità. Entriamo nell'abitacolo, entriamo in base leg, ma faremo una virata unica, perché siamo praticamente sopra e annunciamo già anche final. No, final non me lo fa annunciare. Allora, la biosuperficie è quella là. Siamo lunghissimi. Quindi annunciamo un go around, siamo troppo alti. Non è il massimo, ma siamo costretti a farlo. Non do neanche manetta perché. Allora, cerchiamo di mantenerci allineati. Allora, siamo sul 20, mettiamolo anche qui. Così curviamo. Un po' di manetta magari sì, perché questi alberi li vedo un po' troppo grandi per i miei gusti. Ok, siamo crosswind. Facciamo che andiamo su downwind. I nomi che sto dicendo sono tutti i pezzi del circuito. Perché mi pare di andare velocissimo? Beh, sono a 108, effettivamente sono molto veloce. Allora, la pista di atterraggio è laggiù, manteniamo 180 gradi, quindi stiamo sul 20. Crosswind l'ho allungata parecchio, ho superato anche questa valle. Il problema è che queste alture, anche non essendo, pur non essendo troppo elevate, ci danno qualche problemino. Probabilmente c'è qualche turbolenza. Il vento non è forte, però l'aereo non è stabilissimo, anche se la velocità è sufficientemente elevata. Allora, giriamo ancora. Abbiamo anche il riflesso che ci acceca. E se non sbaglio, la nostra pista è proprio quella lì. E purtroppo di fronte alla pista c'è questo colle che sicuramente non ci dà un aiuto, così da anche delle correnti strane. Chiudiamo questa per avere più visibilità, diminuiamo la manetta, giù i flap, se sbaglio sempre lato in cui guardare. Ok, i flap sono giù, iniziamo a planare proprio sul bordo, sulla parete di questo colle, e cerchiamo di entrare in pista proprio all'inizio della stessa, visto che è brevissima. E temo di non riuscire a frenare in tempo, soprattutto su questa superficie erbosa e argillosa. Ok, spegniamo proprio il motore al minimo. Perfetto, 70, 72, facciamo un bel flare. Aiuto, c'era una specie di bozzo sulla pista che mi ha impedito di fare l'atterraggio correttamente.
Ok, ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Freno, freno, freno. Abbasso anche un po' il muso per cercare di usare le ali per frenare. E sul piazzale proprio di fronte. Frena, frena. Là. Buongiorno, villici. Siamo qui. Ce la siamo sudata questa cena a base di agnello alla lucana. Comunque, siamo arrivati a destinazione in perfetto orario e vi ringrazio per essere stati a bordo. Io lascio la parola al capitano, il comandante pilota Ojo, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ringrazio il signor Ojo per le varie spiegazioni. Qui è il capitano Ojo che parla. E dal campo di volo Pisticci sul nostro Cessna 172 Skyhawk, il capitano Ojo e il suo equipaggio, a nome della compagnia aerea Oji Airlines, vi dà l'appuntamento al prossimo viaggio e vi auguro una piacevole serata in questo agriturismo l'agnello che ride, sperando che possiate apprezzare i prodotti tipici di questa terra generosa. Per favore, però, non appesantitevi di troppo, perché domani si riparte, e si riparte da questa pista, quindi abbiamo bisogno di un carico leggero. Di nuovo un saluto a tutti, e noi ci rivediamo domattina.